Cari amici, rieccoci, bentornati a un'altra puntata di Sfida Vincente Piemonte. Questa sera collegata su Skype con noi abbiamo Annalisa Genta, lei è avvocato, ma non solo, perché è anche consigliere comunale presso il suo comune, che è appunto Bra, ed è impegnata in numerosissime attività. È stata, pensate, per quasi 8 anni membro del consiglio di amministrazione della Finpiemonte, che appunto è la finanziaria della regione Piemonte, a sostegno del processo di sviluppo del sistema produttivo locale, ed è anche ideatrice del comitato Polo Food Wine. Benvenuta Annalisa, ciao. Ciao Valeria, Ciao. grazie Fai per l'invito. tantissime cose, quindi insomma a te la parola per raccontarci un po' la tua storia. Bene Valeria, io sono come te una donna impegnatissima perché ho fatto un percorso di studi di giurisprudenza, mi sono presa il titolo d'avvocato, esercito la professione, però non mi bastava perché volevo anche avere, diciamo, conoscenze nuove e possibilità di mettere a servizio degli altri un po' la mia esperienza. Quindi ho iniziato con il partecipare a qualche consiglio di amministrazione, anche in società quotate, e ho cercato di unire la passione a quello che era un po' il mio indirizzo scolastico e così ho avuto esperienze un po' particolari, sì. Ecco, com'è nata l'idea, che questa è una domanda che, insomma, tu sai che segui Sfida Vincente, che è una delle mie preferite, se non la mia preferita, come nasce l'idea di questo comitato Polo Food Wine? Bene, il Comitato Polo Food Wine nasce da un percorso di analisi di quelli che potevano essere i prodotti, le forze del nostro territorio e quelli che erano i limiti del nostro territorio. Messe insieme queste due cose e con la volontà di fare qualcosa proprio per il futuro anche dei nostri giovani, abbiamo pensato, e in principio solo io, che si potesse cercare di dare un luogo in cui potessero essere forniti logistica e servizi al settore agroalimentare e vitivinicolo, che è il comparto principale del nostro territorio, affinché le aziende potessero abbattere i costi e cercare di promuovere i loro prodotti nel mondo in una maniera più veloce ed efficace. Che bella idea, assolutamente, perché molte volte magari, insomma, c'è il prodotto ma manca il servizio, no? E quindi è fondamentale quello che, insomma, quello che ci hai appena detto. Chi sono questi membri del comitato promotore, Annalisa? Sì, il comitato è nato e ha, diciamo, una parte che è proprio il comitato promotore, formato da 11 attori. Io ritengo che rappresentino una parte rilevante del nostro territorio e delle attività che si svolgono nel nostro territorio. Beh, ci sono io, che sono il presidente, poi c'è la Finpiemonte S.p.A., che è la finanziaria della Regione Piemonte, c'è la Finsa S.p.A., un'altra società che si occupa di consulenze aziendali e di sviluppo di piani industriali. C'è la Iren Energia con Bergesio Giuseppe, che è l'amministratore delegato, c'è Dirilio Giuseppe, presidente dell'aeroporto di Levaldigi, c'è Costamagna Mariano, che è un industriale conosciutissimo del nostro territorio, altrettanto Giuseppe Pacotto della Tesi SPA, poi c'è l'avvocato Davide Calvi, che è il presidente di un'associazione che si chiama Associazione Valore Italia, c'è Sebastiano Conte Giacomo, la Magna Marketing, una società che, si sviluppa, che parla di sviluppo e marketing per le aziende, e Stecca Fabrizio, che è un enologo conosciuto del nostro territorio. Che bel parterre, insomma, pubblico, privato, insomma, con ognuno con le proprie caratteristiche, il proprio know-how, quindi sicuramente per seguire al meglio questo comitato. Però se io volessi aderire, no? Come potrei fare? Oltre al comitato dei promotori esiste la possibilità di entrare come nel comitato come sostenitori. I sostenitori portano quello che è, quella che è la loro esperienza affinché il comitato promotore possa prendere delle delibere importanti ed efficaci per arrivare a un progetto definitivo che poi verrà realizzato da una società che successivamente verrà costituita, ma il tutto dovrà essere fatto proprio col know-how che le aziende, che le persone pubbliche e private vogliono portare aderendo al nostro comitato. Si fa una domanda, possono prendere contatto con me,
con il comitato e cercare di fare una domanda per aderire. Poi il comitato analizzerà la posizione e ci sarà una delibera per accettare molto volentieri i nuovi soci sostenitori. Certo, e c'è un sito, immagino, no, Annalisa, dove possono andare? Polo Food Wine. Polo Food Wine, quindi si trova anche velocemente. Assolutamente. Ecco, come donna, libero professionista e non solo, quali sono le principali difficoltà? Perché molte volte quando faccio questa domanda ai maschietti, no, anche loro hanno le loro, però forse una donna, oltre ad avere quelle che hanno loro, ne ha anche altre, no? Cosa ne pensi? Sì, abbiamo delle difficoltà, ma abbiamo anche delle occasioni un po' diverse anche per arricchirci e arricchire le persone che abbiamo vicino a noi. Le difficoltà sono la mancanza di tempo, perché io ne vorrei tanto di più, e la mancanza di mani, di braccia per poter lavorare ancora di più. Sì, e certo. Si cerca un po' di, insomma, di coniugare le varie cose, di far sì, insomma, che si riesca a fare bene o male un po' tutto, non è facile assolutamente, però insomma, tu sei anche mamma, tra l'altro, no? Vero? Sì, sono una mamma. Quindi, insomma, è un altro lavoro quello, no? Per cui non è mai facile. Per me è bello avere diverse occasioni per esercitare il nostro essere. È arricchente, secondo me, l'essere donna. Assolutamente, non posso che condividere, Annalisa, ovviamente, sono di parte. Ecco, una cosa che non ti ho chiesto del Comitato Polo Food Wine, di che anno è l'idea e il progetto? È di quest'anno. È nato. Quindi da pochissimo. New entry. Sì. Guarda, la prima presentazione ufficiale è stata fatta il 1 ottobre del 2020, nel giro di un mese. Il mese poco più, il 4 di novembre, è stato costituito davanti a un notaio, quindi la velocità è stata dovuta al fatto perché il progetto aveva delle basi, delle capacità di svilupparsi in modo veloce e rapido, anche perché noi abbiamo una grandissima occasione quest'anno, che è proprio la possibilità di usufruire dei fondi del Recovery Fund. Certo. Sono fondi fondamentali, non possiamo perderlo e non possiamo perdere nel Cuneese l'occasione di realizzare delle opere infrastrutturali che aiutino il nostro territorio a sviluppare maggiormente le potenzialità che abbiamo. Quindi è fondamentale non perdere questa occasione. Assolutamente, è un treno che non va perso, assolutamente. I prossimi passi quali saranno, Annalisa? I prossimi passi saranno proprio la costituzione. La costruzione di un progetto per la realizzazione vera e propria. Quindi abbiamo delle società che si occupano proprio della realizzazione del progetto, e il passaggio è anche accrescere la nostra formazione, perché più siamo, più potremo rivendicare la forza del nostro territorio, le necessità del nostro territorio anche davanti al governo. Il Piemonte deve avere in questo momento la possibilità di riscatto per le tantissime aziende che ci sono. Facendo delle buone infrastrutture sul nostro territorio, vero, per il comparto agroalimentare vitivinicolo, che è il trend che ha avuto la maggior crescita anche nel periodo di lockdown, tantissime però queste infrastrutture anche per tutte le altre aziende che ci sono sul nostro territorio. Quindi certo, è importante far ricadere queste risorse nel Cuneese, assolutamente importante. Assolutamente. E quindi secondo te è questa la sfida vincente del 2021, dai? Nel 2021 la sfida vincente è questa, sì. Dobbiamo arrivare al progetto, depositarlo e assolutamente far capire che lo vogliamo tutti insieme. Annalisa, siete presenti anche sui social con Food Wine? Qualche pagina, sì, Facebook, Instagram? In realtà la stiamo costruendo, perché è da pochi giorni che siamo costituiti, quindi è tutto in fase di costruzione. Però sicuramente in pochi giorni sarà possibile arrivare ad accedere al nostro sito, ai nostri contatti. Comunque, Polo Food Wine è la parola chiave. Vi trovano lì. Bene, Annalisa, siamo giunti alla sfida vincente di questa sera, quindi grazie molte all'avvocato Annalisa Genta, presidente del comitato Polo Food Wine, per averci raccontato un po' questa bella neonata realtà.
Quindi grazie, Andrea, grazie molte. Grazie molte, cari amici, anche a voi. Noi torniamo domani sera con un'altra sfida vincente, ore 20, dopo il TG regionale. Mi raccomando, non mancate. Ciao.